Paola Allecca, 53 anni, da 14 lavora all'Istituto Comprensivo di Elmas. Con quale ruolo, ricordiamolo, il nome esatto? Direttore amministrativo di SGA. Un ruolo molto impegnativo. Voi lamentate il fatto che nel nuovo contratto non sono garantiti dei vostri diritti e no. Ci sono anche delle questioni molto spinose dal punto di vista economico. Una su tutte, solo 6,50 euro in più dell'indennità di amministrazione, di direzione, sì, hanno aumentato soltanto di 6,50 euro, che già la nostra indennità di direzione è molto bassa, perché rispetto a altre figure professionali di pari livello, se non addirittura anche inferiori, di altre pubbliche amministrazioni, lo stipendio di DSGA della scuola è notevolmente più basso. Cioè, io personalmente pensavo che l'unificazione dei comparti, cioè unendo il comparto scuola all'università, ci avrebbe perlomeno dato la possibilità di avere degli stipendi adeguati a quello che sono quelli degli altri che si occupano dello stesso settore, però dell'università. Il suo è un lavoro anche fatto di responsabilità, quindi sì, c'è anche la paura magari... Io commetto qualche errore e non sono tutelata? No, e poi soprattutto non siamo formati, e questo è un altro punto dolente, perché il Ministero proprio non ci forma assolutamente. Tutto quello che è il nostro bagaglio di competenze è farina del nostro sacco. In tutti questi anni sono cambiate tante cose e corsi di aggiornamento da parte del MIUR non ce ne sono mai stati, ad affrontare cose molto complicate come ad esempio la disciplina del codice dei contratti, degli appalti, che è una materia difficilissima, che sì, è vero, le scuole... Traduciamolo insomma per tutti, disciplina dei contratti, cosa vuol dire? Normativa... Che lei è chiamata a fare cosa? Appalti. Anche se i soldi che abbiamo nei nostri bilanci sono pochissimi, però purtroppo a volte anche per progetti come i PON del MIUR, anche se sono pochi soldi e potremmo anche procedere per altre vie senza fare gare, bandi di gara, ci hanno costretto ad agire attraverso gara con tutte le complicazioni che comporta quando si fa una gara per un appalto. Quindi lei infatti sta dicendo che le capita di fare bandi, gare d'appalto, che sono molto molto complesse, che in altre amministrazioni... E che lei quindi non sa compilare totalmente, deve un po' magari informarsi da sola. Non è compilare, è capire la normativa, interpretare correttamente la normativa e applicarla, perché è una normativa molto complessa. Lei consideri che negli altri settori la pubblica amministrazione ci sono uffici che si occupano solo di appalti, invece noi dobbiamo sapere non solo di appalti ma di tantissime altre cose. Noi gestiamo anche il personale, cioè non esiste nelle altre pubbliche amministrazioni un profilo professionale come il nostro, che ha sulle sue spalle competenze di ogni genere a 360 gradi, perché infatti il nostro la nomenclatura precisa, no, del nostro profilo, direttore dei servizi generali e amministrativi. Quindi voi vi sentite tutto, in qualche modo dei tuttofare non tutelati? Non siamo per niente tutelati, non abbiamo uno stipendio adeguato, non siamo formati, non siamo tutelati. Quanto prende lei al mese? Io 1.400.